quasi buio quando arriviamo a casa di Marco. Momento quasi religioso. Perché mia moglie è malata di Elvis. Esatto. E no. Sì, sì, sì. No, c'è cioè, oh, puoi andare dietro, ok? No, 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 no. No, davvero. Ho capito immediatamente che avevamo a che fare con uno con una grandissima con un grandissimo istinto al collezionismo. Tuta di Valentino. Aspetta, questa che tuta che è di Valentino? Questa è quando ho indossato la mia maglia in Germania. Sì, mamma mia, sì, sì. Infatti, sì, guarda, sì. C'è scritto da qualche parte. Sachsenring 2006. Questo è giusto che la tieni tu, Valentino. Scarpa autografata, la moto di Valentino Rossi, cioè stiamo parlando di pezzi dal valore inestimabile, però lasciati così come se fossero dei complementi d'arredo qualunque, no? Questa è me l'esordio nazionale. Questa è triplete, Triplete, qui ragazzi. Usain Bolt. Siamo Ronaldo, Madrid, Nadal, Kobe Bryant. Credo che... Ecco, qui fai tu. Non voglio, io non voglio vedere, non voglio sapere. C'è tante qua. Tutto, c'è tutto. Ho sempre sognato di poter toccare oggetti del genere, ma poi quando li hai lì tutti, così tanti, sei sopraffatto da tanta roba, cioè... È come se Messi, Rooney, allora comincia ed è troppo. Tutte le partite della finale, dalle qualificazioni, a parte l'Ucraina che l'ho squalificato. Se sei un appassionato là dentro puoi perdere veramente la testa. È incredibile. E quelle sono quelle di Berlino perché c'è ancora i coriandoli dentro. Mamma mia. Poi un corridoio lungo, un po' oscuro, un po' cupo, cioè così io l'ho visto, che improvvisamente si apre su una vetrina luminosa. Santo è Dio. Dalla quale emerge questo santo Graal, che sono le medaglie della Champions League, la coppa con le orecchie, la coppa del mondo. Questo è il santo Graal. E in pochi riescono ad arrivare a toccarlo e sollevarlo. Fa anche baciarla. Scusate. No. Anche questa. No, questa io non ho ancora. Non frega niente. No, mi frega, ma non sono degno.